Poi voglio ricordare il disegno di legge che per la prima volta dopo 50 anni è intervenuto a modificare la disciplina normativa sul fenomeno della prostituzione. E questo perché è un fenomeno che sta dilagando, si calcola, i dati non sono certi perché per molti versi è un fenomeno sommerso, sono da 70.000 chi valuta addirittura in 90.000 donne che si danno alla prostituzione in Italia, di quelle che vanno sulle strade circa 50.000, si teme che verso le 20.000 siano persone che lo fanno contro la propria volontà, ridotte in condizioni di schiavitù, attirate in Italia con lo specchietto del lavoro nella moda o nel cinema o nella televisione, poi costrette in appartamenti, private dei loro passaporti, dei loro documenti, utilizzate e poi minacciate di morte nel caso rivelassero a chiunque questa loro condizione di schiavitù. E siccome c'è sempre la possibilità che dai clienti che si approcciano ce ne sia uno mandato apposta per sapere se fanno queste cose, queste sono veramente delle vere e proprie schiave che patiscono questa condizione intollerabile. Ecco, su questo abbiamo fatto un disegno di legge che è intervenuto con delle pene elevate per chi sfrutta la prostituzione e per gli stessi clienti delle prostitute. Credo che queste pene siano molto giuste, anche quando soprattutto queste prostitute che sono minorenni e appaiono anche per il loro aspetto come tale. Questo disegno di legge finalmente è all'esame del Senato, insieme alla Commissione 1 e alla Commissione 2.